Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi la storia di Peter, un ragazzino quando l'ho incontrato che aveva 12 anni, ormai era cieco perché scappando dalla guerra in Sudan, in Sud Sudan, era stato toccato dalle malattie, la mancanza di pulizia, di acqua e quando finalmente sono arrivati alla nostra missione lui era completamente cieco. Quando siamo andati a casa sua, che non era casa sua, era una fabbrica, la costruzione di una casa dove la mamma con la nonna facevano la sorveglianza. E ci hanno chiamato perché la nonna e il fratello più piccolo erano tubercolosi. E noi abbiamo parlato con loro, l'abbiamo comperato le medicine e lui era in un angolo della capanna. Io non capivo che cosa le succedeva perché avessi gli occhiali neri dentro della capanna. E quando siamo usciti mi ha detto: "Sister, ti devo fare una richiesta." Dico: "Dimmi." Aveva un rosario al collo. Dice: "Per favore, mi puoi portare una Bibbia la prossima volta?" Dico: "Vuoi una Bibbia?" Dice: "Sì, io vorrei conoscere Gesù. Sento parlare tanto di Lui e vorrei incontrarlo, vorrei conoscerlo." Dice: "Ma io sono cieco." Dico: "E come fai a leggere se sei cieco?" Dice: "C'è il catechista che tutte le domeniche legge il Vangelo. Se lui ha potuto, anche io potrò." Dico: "Ma il catechista ha imparato il metodo Braille con una sorella che gliel'ha insegnato." E lui mi ha detto: "Anche tu me lo puoi insegnare." Dico: "Io non posso insegnartelo, Peter. Cioè, se tu non puoi, cerca qualcuno che lo faccia." Per non tirarlo a lungo, vi dico che siamo riusciti a trovare una scuola a Khartoum, nella capitale. Lui ha fatto tutte le scuole elementari, medie e secondarie in 4 anni. Un bambino prodigio e con una forza di volontà molto grande. E lui diceva: "Io quando avrò finito di studiare, voglio tornare nel sud del Sudan per insegnare ai bambini ciechi quello che io ho imparato grazie alla seconda mamma che Dio mi ha dato. E quella possibilità me l'ha dato Gesù, perché incontrandolo io ho scoperto che c'è una vita diversa." Io dopo ho lasciato il Sudan, lui doveva finire la maturità e l'ho accompagnato da lontano. Oggi Peter è un professore nel Sud Sudan, è papà di 2 bambini e lui continua a condividere il grande dono che ha ricevuto. Mm.